Eccoci qua, post Milan-Lazio, una mattinata serena per riflettere serenamente sulla partita. Allora, come avevo detto ieri, il mio auspicio era quello di vincere, di passare e di non compromettere però al contempo a nulla in materia di campionato, cioè logorare il meno possibile i titolari e ottenere la semifinale senza andare a compromettere le partite successive che avremo lungo il nostro cammino. E così, grazie a Dio, è stato. Nel senso che il fatto di sbloccarla agilmente e di andare poi in carrozza sul 3-0 dopo il primo tempo ci ha permesso di gestire sicuramente la forza nel secondo tempo e quindi spero anche l'incidenza della fatica e la pesantezza di un campo che è stato sì rifatto recentemente, ma giustamente appena rifatto hanno pensato bene di piazzarci due partite in stretta concomitanza, quindi non, sebbene il prato sia nuovo, lo stanno già predisponendo per rovinarlo in brevissimo tempo. Quindi è andata benissimo, partita dove praticamente la Lazio non si è vista, il Milan spumeggiante mi è tornato alla mente quello dei primi mesi di quest'anno, dove effettivamente vi era un calcio veloce, rapido, spettacolare. Ottimi segnali di ripresa da Leao, ripresa che è proprio modo di dire, perché Leao ha toppato solo una partita, che è stato il derby, che comunque per fortuna abbiamo poi comunque vinto. Adesso, a proposito di derby, quello in Coppa Italia, se noi certi milanisti mi ci metto dentro, speravamo di poter chiudere in positivo serenamente l'anno, una volta tanto in materia di derby con la vittoria che c'è stata settimana scorsa. Adesso ce ne sono altri due, saranno secondo me di una cattiveria infernale, perché gli interisti proprio non l'hanno digerito questo derby, non l'hanno digerito minimamente, no, non sanno perdere ovviamente. Hanno sempre questo approccio di grandeur dall'alto del nulla, perché ricordiamoci che l'Inter, oltre a raggiungere prima squadra al mondo, credo, eventualmente la seconda stella cartonata, perché è una seconda stella cartonata, non ce n'è. Cioè loro hanno il ventesimo perché ne hanno vinto uno di cartone. Al di là di questo, oltre ad aver vinto quello di cartone, loro hanno vinto una grande sequenza di scudetti, sono cosa 5 di seguito, mi pare, senza. Cioè, sul cadavere della Juve che è stata mandata in B, prendendosi i giocatori migliori, prima fra tutti Ibrahimovic, a prezzo di saldo, si erano presi Vieira e avevano tolto completamente la concorrenza, mentre Milan, con Ute Mazziate, nel senso non ha avuto nessun beneficio da calciopoli oggettivo, perché non ha mai rubato nulla a nessuno, però è stato comunque massacrato a livello legale, mentre l'Inter, con l'intoccabile e onestissimo Guido Rossi, minimamente in conflitto di interessi, Guido Rossi a prendere in mano tutto quello che è stato l'Inter post Calciopoli, si è ritrovata non solo lo scudetto di cartone, cosa ridicola perché l'Inter era niente in quel periodo, la Juve, se c'è stato un periodo in cui la Juve non ha rubato è stato proprio quello di Calciopoli, incriminato, in cui era nettamente più forte di tutte le altre squadre. L'Inter non solo ha preso lo scudetto di cartone, ma come gli avvoltoi si è avventata sui resti della Juve, che non c'era più, e ha vinto altri scudetti che non avrebbe mai vinto con la Juve in Serie A. Quindi la Juve senza Calciopoli, l'Inter non solo non avrebbe lo scudetto di cartone, ma non avrebbe altri 4-5 scudetti, quindi sarebbe 15 scudetti. Quindi questi qui che hanno la grandeur, ma non si sa cosa, perché non hanno mai, mai mostrato calcio spettacolare. Ma primo anno che vedo giocare bene, paradossalmente, l'Inter a livello di calcio è quest'anno, perché è un calcio bello, oggettivamente, con l'Inzaghi. Ma l'Inter ha sempre fondato i suoi successi su catenacci, ripartenza quella di Mourinho, per quanto forte oggettivamente non era una bella Inter. Era una Inter così da arrembante, così come quella di Herrera, insomma non ha mai portato spettacolo, quella di Trapattoni, atroce. Ha vinto sempre così di orto muso, come direbbe Allegri, no? Non è mai stato un vincere
grandioso come quello del Milan, che è stato un epico, oltre al fatto che ha vinto nettamente di meno e non avrebbe vinto senza le disgrazie altrui, proprio una squadra, come dire, parassitaria. Ecco, oggi sono su con l'Inter. Vabbè, al di là di ciò, questo per dirvi che la grandeur dell'interistica adesso fanno i fenomeni, è decisamente fuori luogo. Al di là di ciò, sarà noi dovremmo avere molta testa per questi due derby che ci attendono in Coppa Italia, perché saranno tosti, non ci sarà Tonali, ai ai ai, ma abbiamo comunque una rosa lunga. L'importante sarà non farsi travolgere nella merda, mi verrebbe da dire, perché questa è la classica tattica dell'Inter, non iniziare a buttarla sul karate, in quello sono bravissimi, fare innervosire i giocatori, magari ci ricordiamo con Iba come finì, con Iba espulso, e quindi stiamo a vedere adesso come andrà, speriamo, devo essere molto molto maturi nell'affrontare l'Inter, perché se non ci facciamo travolgere dal loro agonismo, possiamo farcela andare in finale, che sarebbe un orgasmo, quello del derby in campionato è stato un orgasmo epico, questo sarebbe meraviglioso, perché dopo averli fregati in campionato, mandarli anche a casa in una semifinale, come abbiamo fatto spesso tra l'altro, ricordiamoci la Champions League, sarebbe metafisico, un orgasmo metafisico. In ogni modo, adesso occhio alla Samp che è in palla. Samp che è in palla, ha preso anche Giovinco, che però vabbè, adesso non mi pare sul pezzissimo, un giocatore che deve riprendere forma e tutto, ma è una squadra che si sta ritrovando grazie a Giampaolo, che è il luogo di serenità di Giampaolo, la Sampdoria, perché non verrebbe da dire l'unico posto dove ho sempre fatto bene, quindi occhio, ma questo è un altro argomento. Per ora godiamoci la Lazio, e un saluto a tutti voi.